È una brutta partita. Siamo partiti bene con una buonissima esecuzione, attaccando i pick and roll con degli arresti tiri e mettendo la palla in post basso. Tutto è venuto come doveva venire, in attacco. E in difesa abbiamo sbagliato tantissimo. Abbiamo cominciato a tagliare i blocchi quando dovevamo inseguire. Abbiamo incominciato ad avere separazione sul palleggiatore quando dovevamo stargli attaccati, abbiamo subito dei rimbalzi d'attacco, tutto con una morbidezza onestamente esagerata, senza spendere falli. Non possiamo pensare che le partite, quando ci viene tutto, poi ci verrà tutto per 40 minuti, perché è normale che in attacco, quando tu hai il 100% e sei avanti solo di 6-7 punti, cominci a preoccuparmi, perché dovresti essere avanti di 15, di 16, come è successo nei minuti. E poi della frenesia ci ha sicuramente fatto un po' perdere quello che dovevamo avere come obiettivo. A un certo punto siamo andati più 6, mancavano ancora meno 6, mancavano ancora 6 minuti, c'era una partita da giocare, abbiamo preso un 6-0 così proprio senza batter ciglio, prendendo dei tiri da salvatore della patria a posto di costruire. Ne prendiamo atto, mi dispiace molto per i nostri tifosi, mi dispiace molto per tutto il lavoro che stiamo facendo, che ogni tanto così diamo il calcio al secchio pieno di latte dopo aver lavorato tantissimo, e adesso resettiamo tutto, ripartiamo da zero, cerchiamo di trovare i motivi di questa pochezza, in qualche maniera proprio fisica e di durezza. Non ci sono colpevoli, ma siamo tutti quanti tirati in ballo per risolvere questa problematica. Ne prendiamo atto, da domani si ricomincia a lavorare, avremo un dicembre molto duro, e con grande dedizione, con grande senso di sacrificio dobbiamo riuscire a mettere a posto queste mancanze. Simone Motola, non so se hai un microfono. Ciao Pino, due domande su due giocatori. È giusto non parlare di colpevoli perché è uno sport di squadra, si vince e si perde tutti insieme. Però i 80 secondi di follia di Taylor a inizio terzo quarto, terzo fallo, forzatura, forzatura, quarto fallo. Per il giocatore che guida la squadra, non è la prima volta che ha questi problemi. Ti chiedo come pensate di risolverli, nel senso che non può chiaramente uscire di partita troppo spesso all'interno di questo campionato, tra campionato, perché poi il problema fondamentalmente l'ha solo in campionato e non in coppa. E poi ti chiedo delle condizioni fisiche di Mbaye, perché questa sera non sembrava lui, ti chiedevo se magari era tornato, che non stava bene o se aveva qualche problema, perché non ha dato niente proprio dal punto di vista dell'energia, come se gli mancasse l'energia. Grazie. No, Mbaye non aveva niente, è tornato, si è allenato come tutti gli altri, ha giocato male, quindi nessun tipo di scusa sotto un punto di vista fisico. Su Tony Taylor mi vedi parzialmente d'accordo, nel senso che credo che abbia questi problemi soprattutto con gli arbitri in campionato. Non sono d'accordo con te sul fatto che prende e impazzisce come è impazzito oggi più volte. Onestamente, anzi, mi è sembrato che nell'ultimo quarto, quando lui stava in campo, più partite ce l'ha fatta vincere, quindi c'è sicuramente una problematica emotiva e di nervoso dello stare in campo, però non mi sembra che sia una costante quello che ha fatto questa sera. Prego. Grazie, ecco qua, scusate. È una riflessione che ho fatto anche con Coach Esposito, in quanto anche la sua squadra fa le coppe europee. Abituati a un ritmo frenetico di una gara ogni 3 giorni ufficiale, quindi un certo tipo di stagione, la difficoltà di arrivare a un appuntamento dopo invece un periodo di non gare ufficiali a livello di club, come si affronta, se pensi che possa aver influito anche da questo punto di vista?
Ah no, ma io credo che abbiamo influito mille fattori. Non abbiamo fatto un amichevole in questo periodo perché non siamo riusciti a giocare, avevamo tre giocatori nazionali, abbiamo provato ad alzare il ritmo, abbiamo provato a mettere tanto lavoro con quei 4-5 che avevamo, 6 durante l'allenamento. Abbiamo fatto tante cose, però la realtà è che una partita che parte così bene, con un piano partita secondo me chiaro, con così, con una fotografia della gara abbastanza, e poi dopo siamo così molli, siamo così, così fermi nel mordere a livello difensivo e a rimbalzo, dobbiamo prenderne atto e lavorare. Poi è chiaro che è una squadra abituata a giocare ogni tre giorni e qui siamo stati fermi, però sono stati fermi anche loro, quindi dobbiamo prendere poche scuse. Metterci lì, capire che nessuno ci regala niente. In Europa stiamo andando in maniera stupenda e dobbiamo avere un po' l'umiltà di giocare anche nel fare qualche difesa un po' più dura, di spendere qualche fallo, di giocare un po' più da un po' più scafati e non così in maniera leggera come abbiamo fatto in certi momenti. Terzo quarto abbiamo preso 27 punti così, senza tirare un cazzotto, senza spendere realmente una forza proprio fisica. Quindi facciamo i complimenti a Sassari, loro sono stati bravi, ne hanno approfittato, però onestamente è meglio che ci rimettiamo bene in palestra tutti insieme a lavorare, tanto le problematiche sono abbastanza chiare e nette. Poi c'è bisogno anche, non cerchiamo nessun colpevole, io sono responsabile di tutto, quindi responsabile sono io, però dopo i giocatori devono anche giocare e devono anche un po', bisogna sporcarsi un pochino più tutti quanti dal primo all'ultimo. Coach, stai parlando molto spesso di non difesa, quindi è questo il male principale di questa Virtus? Ma sai, noi in certe partite c'è una grande differenza tra punti subiti in campionato e punti subiti in Coppa. Oggi abbiamo difeso male, c'è poco da... Abbiamo difeso male sia sotto un punto di vista del seguire delle indicazioni e sia proprio dello spirito di voler fare dei falli, di voler mettere il corpo, di volere anche fare due azioni picchiando in maniera forte, e questo insieme a una problematica di rimbalzi è sicuramente il problema. Non possiamo sempre pensare di fare 25 punti a quarto. La volta che abbiamo fatto 15 e 16 siamo andati sotto. Massimo Selleri. Pino, la squadra sembra un po' che tende a demoralizzarsi. Quando due cose non gli funzionano, dopo tende un po' a spegnersi. Da questo punto di vista ti manca molto l'energia di Martin? È una rotazione che ti manca, che vorresti mettere dentro? Oppure, cioè, proprio è stata una partitaccia tua, cioè vostra? Beh, è chiaro che la risposta è semplice, è chiaro che lui mi manca. Manca tanto soprattutto il giocatore che più volte ci ha cambiato a livello di difesa, di rimbalzi e di energia. Però questo non dà nessun tipo di alibi a nessuno, perché abbiamo fatto partite senza di lui, facendo così, mettendo il corpo, mettendo la difesa, mettendo chili, mettendo della tenacia, che oggi sinceramente, dove quando siamo partiti che va tutto bene, non è la prima volta che partiamo bene e ci rilassiamo soprattutto a livello difensivo. Questo è al di là di Martin. Poi è chiaro che lui entra nel 3, entra nel 4, difende il miglior giocatore, cioè questo, però non voglio spostare la problematica di Kevin Martin. C'è, sono stati bravi i giocatori a prendere delle possibilità di gioco con più minutaggio da parte di tutti e vincere delle gare proprio volendole strappare, oggi non è successo così. Oggi siamo partiti bene, abbiamo giocato bene e poi dopo è bastato, come dici tu, due cose per demoralizzarci. Questo, mentalmente dobbiamo essere molto più forti.
Altre domande? Grazie allora. Grazie.